Sindaco, via Toledo, non so se l'ha vista, è gremita di persone. Secondo lei è un dato positivo o un dato, diciamo, preoccupante? Ci vorrebbe un po' più di ordine? È un dato scontato, per la verità. Solo chi non è abitante delle città si può meravigliare. Io spero che non cominciamo, però lo dico con molta serenità, la litania della meraviglia di vedere le strade con le persone, perché mi sembra veramente di vivere altrimenti il festival della stupidità. Almeno noi sottraiamoci a questo, e vi dico che la settimana prossima ne vedrai il triplo di gente, perché se sarà zona gialla vedrai il triplo, perché le persone escono. Però io vedo il dato positivo, che il 95% delle persone, forse anche di più, hanno le mascherine. Le persone non sono degli untori, sono persone che rispettano le regole, e se nel DPCM sta scritto che in zona arancione si può uscire, escono. Se qualcuno si meraviglia che vede gente per strada, è una persona che, insomma, non ha una quantità evidentemente di cervello particolarmente ossigenato. Poi se ci sono degli assembramenti particolari ci saranno le forze di polizia, ma le persone che camminano per strada non è assembramento, è camminamento per le strade della città. Questo accade a Napoli, accade a Riccione, accade a Bologna, accade a Firenze, accade a Venezia, accade a Palermo, accade a Caltanissetta, a Catanzaro, a Reggio Calabria, a Potenza, a Bari, a Vicenza, a Verona, a Berlino, in tutti i posti del mondo. Quindi per favore, se è possibile, questa domanda evitiamo di farla ogni volta che si vedrà gente per strada, perché io personalmente mi annoio.